Con Olivo Fanzel, presidente della Sagra del Bisat di Cintello di Teglio Veneto. Bene, venerdì sera una bellissima serata con col teatro, ieri sera, sabato sera il Pienone, oggi domenica ci guardiamo attorno e siamo appena all'inizio, ma la serata si profila un Pienone. Sì. Ecco, al di là di queste tre belle serate, ci interessa adesso sapere la prossima settimana cosa succederà qui a Cintello. Allora, intanto questi giorni qua è andata bene, diciamo, dai, quindi ancora. La prossima settimana abbiamo il convegno che speriamo che tutta la gente venga, non solo Cintello, anche dagli intorni, perché è una cosa interessante per tutti quanti. Ecco, è una cosa nuova, sia il teatro che il convegno che parla del territorio, non solo quello di Cintello, ma quello che riguarda proprio quest'area, Veneto e Friulana, pure qualcosa di nuovo e estremamente importante. Sì, per noi è una cosa nuova, che non è solamente mangiare e basta, giustamente perché bisogna anche alla gente mangiare, sì, va bene, però c'è anche un po' di cultura, ci vuole un po' di cultura, altrimenti andiamo sempre indietro. Ecco, poi venerdì, sabato, domenica? Venerdì, sabato, domenica abbiamo il solito, diciamo, l'anguilla che va via a gonfio a vele, adesso il complesso non li ricordo, comunque tutti abbiamo ben complessi, già da questa sera che siamo venuti dal Po, che la gente ha portato giù addirittura sulle 40 persone da Ferrara, sono giù col pulmino per mangiare l'anguilla nostra, quindi siamo anche orgogliosi. Ecco, poi ho sentito che sono venuti addirittura da Padova, da Trieste, in giro. Sì, difatti tutti gente, anche di sera c'era gente d'accordo da Bolzano che vengono in Feria Caule e vengono qua per mangiare l'anguilla, che è una cosa meravigliosa, ho detto. E poi l'anguilla nostra, non so, perché tutti la dicono che è buona. Non quindi so se è merito nostro, ma visto che noi, che ormai vi seguiamo, la nostra pubblicità va su 8 regioni d'Italia, sì, può darsi che magari qualcuno sia... No, anche la bella, la vostra cosa sicuramente sarà, è una cosa importante, quindi siamo core, quindi. E poi abbiamo veramente le cuoche, e i cuochi del nostro core sono, si danno da fare per... sono orgogliosi, diciamo, ecco, per questo cuore del Bisat. Quindi speriamo di andare avanti ancora così. E il problema è che questi problemi delle tasse, non parla delle tasse, adesso in regola con tutto ci porta alla disperazione. Va bene, dai, ma non stia a piangere. Siete bravi, siete stati bravi, dai. L'anno scorso avevate molte più lacrime. Sì, l'anno scorso è stato l'ultimo giorno che eravamo lì, però sa, sono sempre problemi ogni anno, sono problemi nuovi, quindi dispiace che magari non fa la saga, però cerchiamo di andare avanti. Ecco. Allora mi raccomando, venerdì, sabato e domenica, altre tre serate meravigliose qui a Cintello, la Sagra del Bisat. Sicuramente, speriamo che il tempo tenga, quindi voi, siete che voi ci fate andato una mano, quindi grazie, Presidente.